Allora, la cucina peruviana rispecchia proprio i suoi sapori dal nord al sud, dall'est all'ovest, in tutti i suoi prodotti, in tutta la sua pienezza, no? Dei suoi sapori, dai peperoni, dal choclo, dalle patate e dal fresco del mare. Sono dei prodotti ottimi, è una cucina molto naturale, basicamente salutista. Mangiano qualche fritto, giustamente, però è molto naturale come cibo. Molto, molto semplice, condita con limone e i loro peperoni, che sono eccellenti, no? Dall'ají al rocoto, che sono i migliori di tutti, no? Danno base a quello che è tutta la sua cucina. Quasi tutti i piatti hanno questi elementi, anche il limone, utilizzano tanto la maracuyá, lo zenzero, e è la base, basicamente, della loro cucina. Mangiano un po' di carne, mangiano anche il maiale, pollame, tanti, e pesce. Pesce, basicamente, dappertutto si trova. Ma di vino non c'è, ma ci sono anche i vini. Non sono molto conosciuti ancora, ma è iniziato un processo di vini. Lo che si beve di più di base sono le bevande naturali, i succhi di frutta e chicha morada, che è questo infuso di mais, viola, cannella e zenzero. E poi se l'aggiunge da aggiungere il pisco, che nasce a Ica, in Perù, che è questo paesino del Perù, e questo destillato che assomiglia a una grappa. Ci sono diverse varietà e viene accompagnato sempre di zucchero, lime, il limone loro e pisco. È un sour ed è molto buono. Sul menù che ci trova qui rispecchia i 6-7 piatti che mangiano i peruviani costantemente, tanto sia in casa come quando escono al ristorante. Causa, non si può dire, non può mancare mai, né a casa non manca mai al ristorante, non può mancare l'uomo saltato, il ceviche, fondamentale, una cosa proprio nel loro pensiero. Andiamo peruviano? Sì, ceviche, c'è sempre, è una cosa eccellente, è molto buona. Il pubblico italiano deve prepararsi a un gusto che per ora non conosce molto, ha un'idea, chi ha il suo compagno, la sua compagna latina o peruviana, ha un'idea dei sapori, però è un sapore molto nuovo, è una cosa, è molto divertente, giocosa, l'ho scoperto io pochi anni fa, io sono argentino, ho scoperto del peruviano pochi anni fa e ti dico che mi sono trovato in un mondo di fantascienza, no? Di tutti questi sapori che ci sono, in questi colori, no? Dal viola, dal mais, al giallo dell'ají, al rocoto. Niente, una ottima esperienza, direi. Bisogna provarlo.